torno da Jean-Paul Fitoussi, perché, caro Monsieur Fitoussi, la verità è che in Italia stanno arrivando un sacco di soldi, questo dobbiamo dirlo chiaro e tondo, che è un successo italiano. Avremo la bellezza di 209 miliardi, molto più degli altri paesi, da quello che ho capito io. Giusto? Giusto. Ok. A questo punto bisogna saperli spendere bene, perché è l'occasione delle occasioni. Prima di darle la parola, le faccio sentire a Bruxelles come ci vedono, perché non si fidano tantissimo di noi da quelle parti. Guardate. It's up to me to protect the Dutch payers' money. I think it's not fair that the hard-working Dutch people have to work and have to pay for the problems in Italy. Curiosità, speranza e un pizzico di diffidenza. Così Bruxelles attende il recovery plan definitivo dopo la presentazione delle prime linee guida da parte del governo italiano. I dubbi dei partner europei sono sempre gli stessi: la capacità dell'Italia di fare le riforme e spendere bene i soldi europei. And we have used to live with our own resources, not to loan the money. So that's why I really don't trust anyone who's just tried to survive or live further only with loaned money. The Italian economy has been crushed for the last 10-15 years. It's one of the highest debt in the EU zone. I personally don't trust this socialist leftist government, and we believe that European taxpayers also have their doubts about the way this money will be spent in the future from the Italian government. Perplessità che non incrinano il credito accordato all'Italia dalle istituzioni europee, come ci spiega un funzionario europeo. L'Europa ha voluto premiare la metamorfosi di Conte. Prima era il leader di un governo pesantemente euroscettico. Oggi è diventato invece il leader di un governo eurofilo. All'interno della Commissione, certo, c'è un desiderio di apertura, di collaborazione. Ben diversa l'atmosfera all'interno del Consiglio, perché ci saranno sempre due cani da guardia, il primo ministro olandese e quello austriaco. Insomma, fiducia sì, ma a certe condizioni. Io spero che questa volta sarà più facile per l'Italia da utilizzare 100%, soprattutto perché l'Unione Europea vuole spendere questi soldi per cambiare l'economia in un senso più digitale e più sostenibile. Diciamo, Monsieur Fitoussi, che ci sono parecchi pregiudizi sull'Italia. Vogliamo spendere, vogliamo le spese degli altri. Noi non vogliamo, dice quel signore frugale, eurodeputato frugale, che i nostri lavoratori paghino per insomma, i problemi degli italiani. E ancora ci dicono ci sono due grandi cani da guardia in Europa, quello austriaco e quello olandese. Come la vede? Male. Quello mi sembra totalmente falso, perché quello che vanno a ripetere, che l'Italia non si comporta bene, si comportano ancora più male di qualsiasi... Peggio. Penso per esempio alla Olanda, che è un rubatore di base fiscale. Penso al Luxemburgo. Come mai, professore, se l'Olanda, diciamo, ha aliquote così bassa, riesce ad avere il bilancio però in ordine, mentre invece noi con aliquote alte abbiamo un bilancio che fa schifo? Ha sentito? Perché la Olanda prende le basi fiscali altrove e dal suo paese. Ha capito? Gli italiani pagano ogni anno un po' del budget della Olanda, perché la Olanda prende nel sua capitale, prende le grandi imprese dell'Europa, e dunque prende le imposte di qui, dunque non è così facile di paragonare quello che sta succedendo. Quello che si sa anche è che la Olanda e gli altri quattro bravi, tra virgolette, hanno fatto questo piano si facendo pagare, e si sono fatto pagare da un minore contributo alla costruzione di un'opera.
e loro pensano che è il modo di essere europeo. Forse l'Europa non ha fatto bene. Non è questo il modo di essere europei, ho capito. Si sente un po' male anche Fitoussi, devo essere sincera, però insomma quello che dice Fitoussi è che in realtà ci sono paesi furbi fiscalmente che, e noi ne facciamo le spese. Sento